Siano lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla, ma possono essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Carissimi amici e amiche, Laudentur Iesus et Maria, innanzitutto, un benvenuto e un bentornati a tutti. Stasera diretta che comincia con quasi 20 minuti di ritardo, lo diciamo anche per formazione per chi sentirà il video o ascolterà il podcast postumo. Impossibile trasmettere in diretta su YouTube questa sera, per non si sa quale grande mistero, perché la diretta da computer non è partita, girava la rotella inspiegabilmente. Ho fatto un test, dico, si fosse impazzito il modem, ma le lucette erano tutte accese, sono connessi tutti i dispositivi di casa. Quasi 170 di download e 20 di upload, quindi ci possono andare 10 dirette in contemporanea con una roba del genere. Provo da telefono. Stessa identica soluzione. Alla fine abbiamo dovuto optare per il caro Telegram e poi aprire, chiamo come sempre, le piattaforme di Instagram e TikTok. Quindi, questa è la cronistoria, quindi è evidente che c'è qualcosa di misterioso. Io non voglio fare il diavolista o robe di questo genere, però questo è quanto è accaduto, quindi chiedo scusa a tutti quanti, ma ho cercato di gestire questa situazione. Non ci sono riuscito, quindi ci sarà qualche mistero ignoto. Allora, detto questo, è la 19ª puntata del ciclo di catechesi Il mistero di Giuda. Abbiamo visto la scorsa volta una puntata molto, molto particolare, in cui forse siamo usciti, spero, con un'immagine un po' diversa da quella che forse ci facciamo a volte di Maria Santissima, che certamente è, per carità, la tutta buona, la tutta misericordia, la tutta santa, ma mi si perdoni, non voglio certamente. Non la tutta senza cervello. Perché, insomma, essere tutta buona, tutta santa, tutta misericordia non vuol dire essere tutta senza cervello, oppure dinanzi a una evidenza dei fatti, prendere e mettersi due palme delle mani sotto davanti agli occhi, oppure prendere la testa e metterla sotto la sabbia. Quindi fare finta di non vedere ciò che è evidente. E abbiamo visto, rimando alla puntata scorsa per chi non l'ha seguita, la fotografia che ha fatto un mugshot proprio perfetto, quindi una foto segnaletica da distribuire a tutti quanti gli organi di polizia mondiali per un perfetto identikit di Giuda Iscariota, che non era difficile da sgamare ed identificare anche in quelle circostanze, e siamo ancora agli inizi della vita pubblica. Maria Santissima, con quel sesto senso spirituale che hanno tutte le anime care a Dio, tutte le anime spirituali, appunto, gli ha fatto immediatamente la fotografia, ha subito colto il turbamento, proprio il fastidio che provava dinanzi a quest'uomo e la motivazione di esso. Lo ha motivato in termini che, ripeto, non rifaccio la puntata precedente,
è disponibile su tutte le piattaforme, anche su YouTube e dovunque. Però certamente ci lascia un'idea non soltanto più adeguata di Giuda, ma forse anche un po' differente da quella che comunemente abbiamo di Maria Santissima. Il capitolo di oggi si intitola Le sue bugie che Simon Pietro non tollera. Andiamo come sempre a leggere e a commentare un capitolo, diciamo, di media lunghezza, medio corta. Vediamo che cosa ci riserva il Signore per questa sera. I discepoli stanno cenando nell'ampio laboratorio di Giuseppe. Il bancone fa da tavola sulla quale vi è quanto serve. Ma vedo che il laboratorio è anche dormitorio. Sugli altri due tavoloni del falegname sono stuoie che li mutano in giaciglie, dei bassi lettucci, stuoie su graticci, sono stati messi lungo le pareti. Gli apostoli parlano fra loro e con il maestro. Allora vai proprio sul Libano? Chiede l'Iscariota. Non prometto mai per non mantenere. E qui l'ho promesso due volte, ai pastori e alla nutrice di Giovanna di Cusa. Ho atteso i 5 giorni che le avevo detto e ancora vi ho aggiunto oggi per prudenza, ma ora vado. Appena la luna sorge, partiremo. Sarà lungo cammino, anche se useremo la barca fino a Betsaida. Ma voglio dare gioia al mio cuore salutando anche Beniamino e Daniele. Tu lo vedi che anime hanno i pastori. Oh, merita andarli ad onorare, perché neppure Dio si diminuisce onorando un suo servo. Ma anzi, accresce la sua giustizia. Con questo caldo, guarda quello che fai, per te lo dico. Presumo che, non è specificato, ma dato che sta parlando con Giuda, sia stata una grande premura di Giuda. Le notti sono già meno afose, risponde Gesù. Il sole ancor per poco è in leone. E i temporali fanno meno ardente il calore. E poi ve lo ripeto, non obbligo alcuno a venire, tutto spontaneo in me e intorno a me. Se avete commerci o se vi sentite stanchi, sostate, ci ritroveremo dopo. Ecco, tu lo dici, io avrei da pensare agli interessi di casa. Viene il tempo delle vendemmie e mia madre mi aveva pregato di vedere degli amici. Sai, io sono il capofamiglia in fondo, voglio dire, sono l'uomo della mia famiglia. Pietro borbotta, meno male che si ricorda che la madre è sempre la prima dopo il padre. Giuda, sia che non senta o non voglia sentire, non mostra di intendere il borbottio, che del resto Gesù frena con uno sguardo mentre Giacomo di Zebedeo, seduto presso Pietro, gli dà una tirata di veste per farlo tacere. Vai pure, Giuda, devi andare, anzi, non bisogna mancare di ubbidienza alla madre. Allora vado subito, se permetti. Sarò a Naim in tempo per trovare ancora alloggio. Addio, maestro, addio, amici. Sii amico della pace e merita di avere sempre Dio con te. Addio. Dice Gesù, mentre gli altri salutano con un cumulativo saluto. Non c'è molta pena a vederlo partire oggi. Anzi, Pietro, forse per la paura che Giuda si penta, lo aiuta a stringere le cinghie del suo sacco e ad infilarlo a tracolla. Lo accompagna sulla porta del laboratorio, già aperta come lo è l'altra che va da questa all'orto, certo per ventilare la stanza afosa dopo un giorno torrido. Sta all'uscio a guardarlo andare e quando lo vede proprio allontanarsi fa una mossa di gioia e di ironico addio e torna fregandosi le mani. Non dice niente, ma ha già detto tutto. Qualcuno che ha visto ride sotto i baffi. Beh, un po' ridere fa questa scenetta. Allora, qui.
poche cose, insomma, da notare. Una però è importante, credo. Anzitutto la fedeltà di Gesù alla parola data, le promesse, anche quelle che facciamo noi esseri umani, è meglio non farle piuttosto che non mantenerle. La fedeltà alla parola data è una grande e bella virtù ed è anche, se vogliamo, forse comprendendo bene, insomma, questa espressione, però un punto d'onore che noi possiamo e dobbiamo aspirare ad avere. La bellissima virtù della veracità che Giuda non aveva, adesso poi vedremo più avanti un po' di bugie di Giuda, non consiste solo nel dire sempre la verità, di questo ne parleremo nella seconda parte. Le bugie, così come le parolacce, questo mettiamocelo bene in testa, non si dicono mai, in nessun caso e per nessun motivo. Punto. Scusa, non scusa, è necessario, non necessaria, bianca, nera, verde, rossa, per sé, sul serio, per scherzo. Non si dico. Ma fa parte, come insegna il buon San Tommaso d'Aquino, della bellissima virtù della veracità, quella comandata in negativo dall'ottavo comandamento, con l'espressione non dire falsa testimonianza, anche la fedeltà alla parola data. È sommamente disonorevole mancare alla parola data. No. Voi sapete che l'idolatria dell'onore non è mai una cosa buona, insomma, no? Non voglio adesso andare a esempi di regimi totalitari o di associazioni malavitose che fanno dell'onore, come dire, un feticcio, un fetish, no? Un totem. Però, insomma, curare un minimo il proprio onore, la propria onorabilità è una cosa buona. Una persona che non mantenga la parola data, onore zero. Come quello che non paga i debiti. Non esiste, no? C'è quella bellissima virtù che è la giustizia, che per, o una promessa non la fai, oppure se la fai la devi onorare. La devi onorare. Altrimenti sei un uomo o una donna senza onore. Brutto. Le virtù, tutte quante le virtù, in quanto appunto provenienti da Dio, oltre che buone, quindi santificanti, sono anche belle. Perché il peccato è brutto, la virtù è bella, anche se è faticosa a volte. Non è una cosa bella poter dire, oh, questo se dice una cosa è quella. Perché Gesù nel Vangelo dice che di non ricorrere al giuramento. Sapete che il giuramento non è proibito in senso assoluto, no? Ma Gesù quando fa quel discorso non si giura per, a parte che non si giura mai il falso, ma non si giura per futili motivi, quindi si ricorre al giuramento quando c'è in causa un qualche cosa di grosso che richiede questa garanzia in più. Ma una persona che non mente mai ed è sempre fedele alla parola data, non serve che giuri, basta la parola. Basta la parola. Immaginate che bello che qualcuno pensi di noi, quello, io, non mente, è fedele alla parola data, non gli ho mai sentito dire uno sfrondone, per dire, no? Se gli fai un lavoro non fai neanche in tempo a consegnarglielo, t'ha già dato fino all'ultimo centesimo. Bello, no? Ecco, cioè un po' di sana signorilità, quando c'erano gli ordini cavallereschi, no? C'erano anche queste cose, no? Un po' di sana cavalleria,
fa parte della vita cristiana. È bella. E Gesù poi dice una cosa molto importante. Non obbligo nessuno a venire. Tutto spontaneo in me e intorno a me. È la valorizzazione della nostra libertà. Non è lo spontaneismo che dico ora che va in giro adesso in mezzo ai modernisti che mi sento, non mi sento, canto, non canto, faccio la canzonetta, faccio quell'altro perché è bella e adesso mi sento di fare così. No. In questo contesto, e noi questo lo dobbiamo capire, no? Ci sono alcune cose a cui Dio ci obbliga. I comandamenti non sono facoltativi, sono obbligatori. Ne è obbligatoria l'osservanza. Però, come tutti sappiamo, non è coatta l'esecuzione. Non so, cioè, non è coercitiva l'esecuzione. Non è che il nostro Signore ti prende una pistola, te la mette alla tempia e dice: se non serve il comandamento, sparo. È chiaro che dopo dovremo fare i conti con il nostro Signore, ma dopo però. Cioè, tu c'hai il comandamento qui adesso e c'hai il tuo libero arbitrio. Che cosa voglio farci col comandamento? Punto interrogativo. Lo osservo o non lo osservo? E se non lo osservo me ne prendo le conseguenze o non le prendo le conseguenze? Cioè, uno sceglie di avere una vita sessuale disinvolta, rapporti prematrimoniali, quindi uso della sessualità al di fuori del matrimonio. Scusate, faccio questi esempi, ma questi oggi sono. Non vi dico quante volte mi è capitata roba del genere. Vuoi fare questa scelta? Questo è peccato mortale agli occhi di Dio, perché il sesto comandamento rimane. Abbi però almeno quel minimo di decenza e di coerenza che la comunione non te la vai a fare, perché non è che serve essere divorziati, risposati per non farti la comunione. Perché se tu hai un atteggiamento di questo genere, tu stai in stato di peccato, in stato di peccato. Né più né meno di un divorziato risposato, da un punto di vista oggettivo. È più grave l'adulterio, certamente, della fornicazione, ma la fattispecie è analoga. Quindi non ti azzardare, andate a fare la comunione senza dire queste cose al confessore. E non ti azzardare che se il confessore, io faccio sempre, lo dico tranquillamente, cioè se una persona deve dire che c'è avuto una caduta, è un discorso. Ma se un ragazzotto viene a dire che loro hanno fatto la scelta di avere una roba del genere, figlio mio e figlia mia, Dio non costringe nessuno, quindi hai fatto questa scelta, ma questa scelta è contraria alla sua legge. Quindi Dio non ti costringe ad osservarla, però se tu vuoi fare questa scelta, non andare poi a irridere un sacramento, che non andare a chiedere un perdono che Dio non ti può dare, perché Dio ti perdona se ti penti di quello che stai facendo, cioè se lo riconosci come male, lo detesti, ne provi dolore, lo confessi col proposito di non farlo più. Cioè tu mi dici: ah, ho capito, adesso capirò bene, non lo faccio più, mi dispiace tantissimo. Se mi dici questo in confessione, salvo subito, ma se questo non lo dici, non devi fare il non devi prendere non devi provare a prenderti gioco di Dio. Non si può. La vita sessuale dentro il matrimonio. Se vuoi fare altro, sii coerente. Non è che Dio ti approva, però è meno peggio essere coerenti in questo senso piuttosto che calpestare la legge di Dio e poi vado a farmi la comunione perché io non posso campare senza comunione. Io mi sento di fare la comunione e quindi la devo fare. Ecco lo spontaneismo
che non c'è niente a che fare con questa roba qui. Quindi, su molte cose, Nostro Signore con continuazione sollecita e lavora, stimola la nostra libertà. E quante cose vedremo al suo cospetto, parlo anche per me, ovviamente, di stimolazioni non raccolte. Colpevolmente, spesso e volentieri, parlo sempre per me, eh? Procuriamo, e parlo sempre per me, di fare in modo di co correggere eventuali ritardi sotto questo punto di vista e cercare di essere attenti ad accogliere le sollecitazioni. Perché Dio agisce così. Ci piacerebbe che Dio agisse diversamente. Piacerebbe che Dio ci dicesse tutto subito o quasi ci costringesse, no? Vedremo quante volte Giuda dice a Gesù: "Ah, ma tu mi dovevi costringere. Ah, ma se tu sai che io faccio così, tu mi devi costringere." Ma non funziona così. Io indugio su queste cose perché ricordo, stiamo facendo sto ciclo di catechesi, non perché uno non c'è niente da fare. Lo dico anche per me. Ma perché il problema Giuda è una delle sette motivazioni per cui Gesù ha dato l'opera a Maria Valtorta. E perché è importante conoscere Giuda? Perché di Giuda purtroppo ce ne sono quanti ne vogliamo. E potremmo essere anche qualcuno di noi. Non nel senso che ci abbiamo voglia di tradire e di vendere nostro Signore, per carità di Dio, no? Però alcuni atteggiamenti, alcune forme mentis tossiche che quest'uomo che ne era pieno ci aveva, noi non possiamo escludere di averle. Non possiamo fare i superbi grossolani, facciamo i superbi almeno raffinati, no? Quindi, che non va bene lo stesso. Però quelli grossolani no. Quindi lasciamo che questi episodi, queste frasi, queste affermazioni ci interroghino, ci scavino dentro. Ed eventualmente poi prendiamo le dovute risoluzioni. E quando Giuda comincia a dire che deve andare via perché c'è la mammina, che non era vero ovviamente, no? Che c'erano tutti questi grandi problemi, Gesù dice: "Vai, vai, alla madre bisogna obbedienza." Vedete come Gesù sapeva benissimo che Giuda non andava per questo motivo. Siamo d'accordo, no? Spero che nessuno tra gli ascoltatori sia come i modernisti delle cristologie dal basso, no? Che riducono Gesù a un santuomo, ma niente di più di tale, insomma, no? Quindi che cosa poteva saperne? No, Gesù sapeva tutto, sapeva. Però, così Dio fa anche con noi, eh? Lui sta a quello che tu dici. Hai detto questo? Quindi è per questo motivo che lo vuoi fare. Ah, se per questo motivo che lo vuoi fare, vai. Alla madre bisogna obbedienza. E riflettiamo anche su questo. In questa vita funziona così. È chiaro che poi nell'altra vita, come funziona? Dove è andato a fare quella cosa che fa contenta tua madre? Ma chi lo va a raccontare questa cosa qui? A chi la racconti? A me. Studiate un po' di catechismo, ricordati che Dio è onnisciente e quindi che sa tutto anche i nostri pensieri. Studiatelo e poi magari fai un atto di fede, eh? Perché Dio non si irride, Dio non si inganna. Cioè, i comportamenti di certe persone, di certi personaggi, anche ecclesiastici, stiamo generici, a volte quando uno li vede, dice: ma questo sta fuori di testa, questo qui. Ma ci crede che esiste il giudizio di Dio o no? La risposta più drammatica, ma più plausibile, sembra essere quella di: ma questo non ci crede.
perché se no non agirebbe in questo modo, perché agire in questo modo è agire da suicidi. Va bene, passo alla seconda parte dove vedremo adesso un po' di rassegna, un po' di exploit, come dire, non so se si può dire giudeane, non so come trasformare in attributo il nome, no? Quindi non so se questo neologismo sia in qualche modo possibile. Vabbè, comunque leggo ancora. Gesù in Galilea ha conquistato come discepoli il cugino Giacomo d'Alfeo e il gabelliere Matteo, detto anche Levi. Quindi vedete che siamo ancora agli inizi della vita pubblica, eh? Poi ritrova altri pastori, tra cui Jonata, che è al servizio dell'Erodiano Cusa, e di sua moglie Giovanna, che Gesù guarisce mentre lei è morente per tisi. Quando si approssima la festa dei tabernacoli, Gesù e i suoi discepoli fanno un ritorno in Giudea. Arrivati a Gerico, sono in cerca di un alloggio. La piazza del mercato di Gerico con i suoi alberi e i suoi venditori vocianti. In un angolo il gabelliere Zaccheo, intento alle sue estorsioni legali e illegali. Deve fare anche un poco il compra e venditi preziosi, perché vedo che pesa e giudica monili e oggetti di metallo nobile, non so se dati in cambio di monete per impossibilità di pagare le gabelle, altrimenti, o se venduti per altra necessità. Ora è la volta di una snella donna tutta coperta da un mantellone di un colore fra ruggine e bigio. Ha anche il viso coperto da un telo di visso molto fitto e giallognolo, che non permette di vederla in viso. Non si nota che la snellezza del corpo, che tale appare anche e nonostante tutto quel paludamento bigiognolo che la avviluppa. Deve essere giovane, almeno a giudicare da quel minimo che si vede, ossia una mano che esce per un momento dal mantello e porge un braccialetto d'oro e dai piedi calzati di sandali non tanto semplici, ma già muniti di tomaia, e di un intreccio di strisce di cuoio per cui si vedono solo le dita, lisce e giovanili, ed un poco della caviglia snella e bianchissima. Tende il suo bracciale senza dire parola, riceve il denaro senza fare obiezioni e si volta per andarsene. Mi accorgo ora che ha alle spalle l'Iscariota che la osserva attentamente e quando lei sta per andarsene le dice una parola che non afferro bene. Ma lei, come fosse muta, non risponde e se ne va, lesta nel suo fagotto di panni. Giuda interroga Zaccheo: chi è? Non chiedo il nome ai miei clienti, specie quando sono mansueti come quella. Giovane, vero? Questo è un dialogo, eh? Pare. Ma è Giudea? E chi lo sa? L'oro è giallo in tutti i paesi. Fammi vedere quel braccialetto. Lo vuoi comprare? No. E allora niente. Cosa credi? Che si metta a parlare per lei? Volevo vedere se capivo chi era. Tanto ti preme? Sei negromante che indovini o cane da segugio che sente l'odore? Va là, datti pace. Se è così, o è onesta e infelice o è lebbrosa. Perciò niente da fare. Non ho fame di donna, risponde sprezzante Giuda. Sarà, dice Zaccheo, ma con quel viso ci credo poco. Bene, se non vuoi altro, scansati, ho altri da servire. Giuda se ne va stizzito e chiede ad un venditore di pane e ad uno di frutto se conoscono la donna che prima aveva comperato pane e mele da loro e se sanno dove abita. Non lo sanno. Rispondono: viene da qualche tempo, ogni 2 o 3 giorni, ma dove sta non sappiamo. Ma come parla? Incalza Giuda. I due ridono e uno risponde con la lingua.
Giuda li insolentisce e se ne va a cascare proprio in mezzo al gruppo di Gesù e i suoi che vengono a comperare pane e companatico per il loro pasto quotidiano. La sorpresa è reciproca e non molto entusiasta. Gesù dice solo: "Qui sei?" E mentre Giuda farfuglia qualcosa, Pietro dà in una fragorosa risata e dice: "Ecco, io sono cieco e miscredente, non vedo le vigne e non credo al miracolo." "Ma che dici?" chiedono due o tre discepoli. "Dico il vero, qui non ci sono vigne e non posso credere che Giuda qui, fra questa polvere, vendemmi solo perché è discepolo del Rabbi." "La vendemmia è finita da un pezzo," risponde duro Giuda. "E di molte miglia lontana Keriot," risponde Pietro. "Tu mi attacchi subito, mi sei nemico," dice Giuda. "No, ma sono meno gonzo di quello che vorresti." "Basta," impone Gesù. "Ma è severo," si rivolge a Giuda. "Non pensavo a vederti qui, ti pensavo quantomeno a Gerusalemme per i tabernacoli." E lui: "Ci vado domani, ero qui in attesa di un amico di famiglia che..." Ti prego, basta." "Ma non mi credi, maestro? Ti giuro che io non ti ho chiesto nulla e ti prego di non dire nulla. Sei qui, basta così. Conti venire con noi o hai ancora affari da fare?" Rispondi senza riguardi. "No, no, ho finito. Tanto quel tale non viene ed io vado per la festa a Gerusalemme. Tu dove vai?" "A Gerusalemme," dice Gesù. "Oggi stesso?" "Questa sera sono a Betania." "Da Lazzaro?" chiede Giuda. "Da Lazzaro." "Vengo anch'io allora." "Vieni pure fino a Betania, poi Andrea con Giacomo di Zebedeo e Tommaso andranno al Getsemani a preparare e ad attendere noi tutti, e tu andrai con loro." Gesù marca talmente le parole che quello non reagisce. "Tu andrai con loro." "E noi?" chiede Pietro. "Tu con i cugini miei e con Matteo andrete dove vi manderò per tornare a sera. Giovanni e Bartolomeo, Simone e Filippo resteranno con me," ossia andranno per Betania ad annunciare che il Rabbi è venuto, "e parlerà loro all'ora di nona." Vanno solleciti per le campagne spoglie, c'era di burrasca, non nel cielo sereno ma nei cuori, e tutti lo sentono e procedono in silenzio. Quando giungono a Betania e vengono da Gerico per quella via, quando giungono a Betania, scusate, venendo da Gerico per quella via, la casa di Lazzaro si incontra fra le prime. Gesù congeda il gruppo che deve andare a Gerusalemme, poi l'altro che manda verso Betlemme, che deve andare a Gerusalemme, e poi l'altro che manda verso Betlemme dicendo: "Andate sicuri, troverete a mezza via Isacco, Elia e gli altri. Dite che sarò a Gerusalemme per molti giorni e che li attendo per benedirli." Intanto Simone ha bussato al cancello e si è fatto aprire. I servi danno l'avviso e corre Lazzaro. Giuda Iscariota, che si era già dilungato di qualche metro, torna indietro con la scusa di dire a Gesù: "Ti ho spiaciuto, maestro, l'ho capito, perdonami." E intanto sbircia dal cancellone aperto nel giardino verso la casa. "Sì, va bene, vai, vai, non fare attendere i compagni." Giuda deve pure andarsene. Pietro mormora, sperava che ci fosse un cambio di ordine. "Questo mai, Pietro, so quello che faccio, ma tu compatiscilo quell'uomo." "Cercherò, ma non prometto. Addio, maestro, vieni Matteo, voi due, andiamo presto. La mia pace con voi sempre." E l'episodio finisce così. Allora, qui abbiamo un altro spaccato di Giuda. Uno
era amico di Zaccheo il pubblicano, lo conosce. Sapete che i pubblicani, come evidente nel caso della conversione di Matteo e come ci narrano i Vangeli, non è che fossero proprio degli esemplari di devozione, di pietà e di santità, tutt'altro. Questa è la prima cosa. Secondo, cosa che non bisogna mai fare, indaga atteggiamenti di curiosità, evidentemente interessati. Voleva sapere chi era questa, che anche per questa sua modalità un pochino pittoresca, no? Di nascondersi, di fare, forse lo intrigava ancora di più e voleva sapere chi era, a tutti i costi. Ha messo in croce Zaccheo, non contento, è andato a prendere di petto le persone che avevano avuto a che fare con questa forestiera. Quindi amico di peccatori, impenitenti al momento, perché Zaccheo al momento era impenitente, curioso e lussurioso e mentitore. Perché Zaccheo non era cretino, e gli dice: ma che fai tutte queste domande? Che vuoi? Ti interessa la tipa? Ah, no, no, io non sono a caccia, non sono affamato di donna. Bugia. Ecco, poi vedete che succede, no? Delle volte, come si dice, che il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi, no? Guarda caso, Gesù e il gruppo apostolico si ritrovano a comprare il pane nello stesso posto dove era andato lui a chiedere informazioni su questa tizia. Imbarazzo totale, no? E Pietro comincia a fare le sue ironie, perché ha capito il discorso è questo qui. Lui aveva chiesto il permesso di andare fuori perché doveva andare a Cariot ad aiutare la mamma a fare tutte le cose, ma non c'è andato. Ed è interessante che dice, che cosa dice Pietro, eh? Sono meno gonzo di quello che vorresti. Se mi sei nemico, no. Sono meno gonzo di quello che vorresti. Anche Pietro, dinanzi all'evidenza di certe cose, anche se Gesù prova a buttare l'acqua sul fuoco, no? Finisce dicendo: cerca di compatirlo quell'uomo. Compatiscilo, attenzione, compatiscilo, non è scusalo, giustificalo oppure non fa niente. Compatiscilo e soffri per lui e con lui. Anche di quello che anche se questo non lo scusa da colpa, o colpevolmente non si rende conto, oppure rendendosene conto lo fa ugualmente, eh? Questo non possiamo saperlo. Allora, la figura di Giuda di Cariot è veramente importante, no? Vedete anche come Gesù gestisce quest'uomo. Gli lascia battibeccare un po', dopodiché interviene, severo, invitando a dargli un taglio, e comincia a parlare lui con Giuda e anche a Giuda e anche a Gesù, evidentemente Giuda mente. Mente, come dire, anche accennando a uno spergiuro. Non mi credi, maestro, ti giuro che. Vedete, la cosa sconvolgente di queste cose, a mio avviso, è molto semplice ed è quello che risolve anche alcune domande che noi ci facciamo. Ma Giuda, secondo voi, ci credeva che c'era davanti il figlio di Dio veramente? Perché, figlioli miei cari, dobbiamo sempre ricordare una cosa.
l'ho detto tantissime volte, intanto come dire, l'ho detto lo ripeto in continuazione ai ragazzi del catechismo che se non sanno questa cosa, non dico che mi fanno arrabbiare, ma quasi, e stanno sotto minaccia di non essere ammessi ai sacramenti. Ma se c'è una cosa che noi dobbiamo imparare, sono i quattro attributi di Dio, i principali, quelli che fanno di Dio Dio e di noi dei non dei. Vi do questa bella notizia, eh? Non siamo dei. Invece però Dio lo è. Quali sono gli attributi di Dio? Dio è eterno, perché è sempre stato e sempre sarà. Non ha data di nascita e non ha dato data di morte, come attesta il suo nome, io sono quello che sono. Dio è immenso, cioè Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo. Non esiste posto, come dice il bellissimo Salmo 138, da dove si possa fuggire dalla sua presenza. Comprendiamo queste cose, amici. Non possiamo sfuggire dagli occhi dell'Altissimo. Se salgo fino in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Non si può. Quindi ti piaccia, non ti piaccia, sei d'accordo, non sei d'accordo. Volente o nolente, dallo sguardo dell'Altissimo non si può fuggire. Sapevamo? Quindi, vedete, no? Se Giuda mente a Gesù, sorge spontanea la domanda: chi è Gesù per Giuda? Anche su questo bisogna essere sempre un pochino coerenti e conseguenziali, no? Evidentemente Gesù non ci crede che quello è Dio. Altrimenti non si comporterebbe in questo modo, no? O no? Siamo tutti in diretta, e poi eventualmente in diretta uno può anche fare un po' di rimbrottice. Ma no, Leonardo, che dici? Non segui questo discorso. Benissimo, io ascolto molto volentieri. Ah, attenzione agli altri attributi, eh. Dio è onnisciente. Cioè Dio sa tutto, anche i nostri pensieri. Non possiamo nasconderci davanti a Lui, non possiamo nasconderci. E soprattutto, udite, udite, non possiamo ingannarlo. Chi vogliamo ingannare, amici cari? Vogliamo ingannare l'Altissimo? Vogliamo dare la bere all'Altissimo? Siamo seri, no? Però ci sono tanti esseri umani che si comportano in questo modo. Tanti. Io sono parroco da 20 anni, no, da 18. Ho fatto anche il viceparroco per 2 anni, eh. Poi ho fatto pure il viceparroco di fatto per altri 4. Ma ero viceparroco di fatto perché di fatto ero parroco senza portafoglio. Oggi sono i ministri senza portafoglio, no? Ha voglia tanto per fare un esempio, a sollecitare i ragazzini ai ritiri delle cresi, mi dico, amici cari, dico, voi andate a ricevere il sacramento che vi rende soldati di Cristo, testimoni di Cristo, militi di Cristo, pronti a morire a versare il sangue per Lui. Dico, tu lo capisci, no? Sii coerente. Mannaggia gli uomini che non sono coerenti qua. Se tu pensi che da domenica prossima, dopo che hai ricevuto la cresima, oh, finalmente sto già stregando le mani, guardami un po'. Siamo arrivati, è finita! Capite? Come quando uno finisce il militare, no? Dovrà finire, no? Quando il militare era obbligatorio, dico. Sono 365 giorni, era 363, dice. È finita! Quindi ci sorbiamo la messa per la cresima, finalmente arriva sta cresima e poi addio. Ci rivediamo una volta, ci rivediamo in verticale per il matrimonio e poi in orizzontale per il funerale. Adesso generalmente c'è il jump, quindi ci si rivede direttamente per il funerale in orizzontale.
Io quando vedo queste cose tra secolo, io ho provato in tutti i modi a dirlo alle persone, a farle ragionare, a dire guarda che ci fai più bella figura. Se vieni da me e dici, Don Leonardo, non la faccio la crisi. Perché non posso prendere in giro il Padre Eterno. Questi che prendono in giro il Padre Eterno. Vogliamo parlare, i poveri parroci fanno sempre gli stessi esempi, no? Di quelli che vanno a fare i padrini di battesimo, di cresima. A parte le situazioni borderline, no? Ma io dico, ti chiedono di fare da padrino di battesimo o di cresima. E tu sei un bestemmiatore. Io so per certo che bestemmiatori hanno fatto questa cosa. Ma io dico, ma che cosa ti dice il cervello? Mai piede in chiesa, bestemmiatore, presumibilmente anche se non. Io basta che non convivo. A parte che adesso fanno fare in un sacco di parrocchi padrini anche ai conviventi, ai separati, ai divorziati, ai risposati, eccetera, eccetera, no? Quindi, perché tanto, che gli fa? Ma anche se non sei convivente, se tu c'hai una vita come quella che ho detto prima. Tu non devi accettare il compito di padrino. Devi dire grazie, grazie amico mio, grazie fratello mio, grazie sorella mia per la stima, ma come tu sai, io faccio una vita lontana da Dio. Per cui che cosa venga a fare? Il pagliaccio? O venga a prendere in giro il Padre Eterno? Quando il prete mi dice. Cioè, lo chiede al battezzando, ma lo chiede di dirlo a me per il battezzando, rinunci a Satana. E io dico, ah, rinuncio, sì, rinunci. Che sulle bestemmie ci fai camminare i treni, rinunci. Che rinunci? Tu sei un servo di Satana. Se campi così, fino a quando campi così, tu sei un servo di Satana. Un servo di Satana, lo dico, perché è la verità. Non era meglio che te ne stavi alla casa tua e facevi quel grande atto che il Signore avrebbe apprezzato tantissimo a dire guarda, ti ringrazio veramente tanto per il pensiero e per la stima, ma io sta cosa al momento non la posso fare, perché non sto in condizioni di farlo, perché non ci ho mai pensato, sono diventato agnostico, sono ateo, sono non credente, ma tutto quello che ti pare, ma non posso fare questa cosa. Ci fai più bella figura. Se no facciamo Giuda 2. Giuda 2. Ma vi ricordate quando Gesù a Giuda gli ha detto pensaci prima di venire a fare gli sci? Io non respingo nessuno, però tu pensaci. Non ha respinto, ma gli ha detto pensaci. Ci ho pensato, voglio venire. Sei sicuro? E allora vieni. Molto istruttivo, carissimi amici. Ci vediamo poi che Gesù non vuole che Giuda vada con loro a Betania. Perché? Ci arriviamo? Perché lì c'era Maria di Magdala. E Maria di Magdala è sempre stato il sogno nel cassetto di Giuda. Come si capisce benissimo dagli scritti. E Gesù chiaramente lo mette in occasione di fuggire l'occasione di peccato. Tu andrai con loro, dice Gesù, calca talmente tanto la voce. Raccomanda poi a Pietro di compatirlo, questo disgraziato. E poi dice una cosa importante. Gesù. Speravo che ci fosse un cambio di ordine. Risponde, questo mai, Pietro, so quello che faccio. Tu compatiscilo.
Gesù sa quello che fa, non dimentichiamolo mai, anche nella nostra esistenza. Lui sa quello che fa, noi no, ma lui sì. E anche se il fatto che lui sappia quello che faccia non dobbiamo mai interpretarlo, mi raccomando, in senso fatalistico deresponsabilizzante, però dobbiamo anche prenderne atto. E anche su questo trarne le dovute conseguenze. Noi non dobbiamo metterci a fare da maestri all'Altissimo. Ecco perché la forma più alta di preghiera che possiamo fare è quella che ci ha insegnato il Padre nostro. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, non la mia. Va bene, amici, penso che possiamo mettere punto. Concludiamo la diretta, travagliata, però siamo riusciti comunque a portarla alla fine. Dio vi benedica, la Santa Vergine vi protegga. Laudentur Iesus et Maria.